Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli Medici Italiani. Scegli noi. Vieni a trovarci. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari. Forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con Mantua Erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Questo programma è offerto da...
Buonasera Daniele Emanuele e benvenuti a questa 34esima puntata di Calcio di Rigore, una puntata molto particolare, ricca di ospiti, poi andremo a capire anche quali saranno gli ospiti che ci accompagneranno in questa serata, ma adesso vado a presentare appunto il nostro opinionista di riferimento di Rimini. Ciao Giacomo Alpini. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Vado a salutare invece l'ospite particolare di questa serata, inizierei proprio da lui, Giuseppe Indelicato. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, buonasera, grazie per l'invito, grazie, buonasera a tutti chiaramente. È un onore per noi, vado a salutare il nostro opinionista da qualche settimana che ci dà sempre i suoi ottimi contributi, Mirko Mariotti. Ciao Mirko. Ciao, buonasera a tutti. Allora, tra poco analizzeremo con l'ospite della prima serata per quanto riguarda la Serie D un po' quello che è successo dopo, diciamo, l'ultima riunione, però inizierei a fare subito una domanda a tutti voi giusto per rompere il ghiaccio. Inizierei da Giuseppe. Giuseppe, allora, stiamo assistendo a un'estate particolare, iniziando dalla Serie C fino ad arrivare appunto ai campionati locali che ci interessano e che noi seguiamo. Tu in particolar modo ti faccio i complimenti per la bellissima trasmissione che, di cui ti occupi da quanto, Giuseppe? Dall'86 ormai? Sì, esatto. Dimmi tu se sbaglio, eh? No, corretto, corretto. Dal 1986. Allora, tu che idea ti sei fatto? Stiamo per assistere a un'estate molto travagliata, discorso promozioni, retrocessioni, prima diciamo che venivano bloccate, poi dopo addirittura in Serie D si è optato per le 4 retrocessioni, stiamo aspettando ancora ovviamente il verdetto ufficiale di tutta questa situazione, compreso anche i campionati locali. Che idea ti sei fatto? Allora, sarò molto franco e diretto. Mirko sa esattamente qual è la mia idea, che non è assolutamente confusa, è molto chiara, ma credo che la confusione alberghi da altre parti in questo momento, perché da una parte ci sentiamo tutti di abrogare la soluzione che è stata anticipata nei giorni scorsi, ma che non ha ancora riscontri ufficiali, della cristallizzazione, chiamiamola come vogliamo, di queste classifiche, con la promozione secca della prima in classifica e la retrocessione delle ultime 4. Tutti bocceremmo, usiamo il condizionale, questa ipotesi di conclusione della stagione. Dall'altra, le squadre che si vedono invischiate per un punto, mezzo punto, un quarto di punto, due decimali di punto, ambirebbero a ben altre situazioni. In campo non si può più tornare, questo è evidente. E quindi da qualche parte occorre prendersi la propria fetta di impopolarità, cosa che credo che l'LND stia ampiamente facendo con la scelta che ha fatto. Però noi abbiamo avuto nell'arco di un mese due ospitate, e Mirko Mariotti lo sa benissimo, col presidente nazionale Cosimo Sibilia, che in quest'arco temporale di 30 giorni ha detto tutto il contrario di tutto, e al momento opportuno, lunedì scorso, non ha citato gli effetti delle decisioni o delle proposte che vogliono portare a Roma l'8 giugno, perché tutto dipende da cosa uscirà fuori da questa riunione dell'8 giugno. Sta di fatto che noi per 72 ore ancora non sapremo nulla di quello che succederà, ma in cuor nostro tutti sappiamo che questa è una stortura, perché non possono retrocedere 4 squadre soltanto perché lo esige il format. Anche a rischio di essere impopolare, occorrerebbe scegliere una strada diversa. Quale possa essere, io non lo so. Quando io dico che ho le idee chiare perché non approvo questa soluzione, perché non è corretta a mio modo di vedere, come non è corretto applicare l'algoritmo, perché mi sembra veramente andare a cercare o scimmiottare una cosa di qualche serie televisiva vista su Netflix, eccetera. La scelta da fare è un'altra: bloccare le retrocessioni eventualmente, cristallizzarle se vuoi il campionato facendo promuovere le prime della classe e andare avanti di un anno con gli organici così come sono. Mi dicono che questo non è possibile farlo, allora quando ci sarà una spiegazione ufficiale magari capiremo meglio anche noi. Ad oggi questa spiegazione ufficiale non esiste. Giuseppe, guarda, allaccio subito il tuo discorso girandolo all'ospite di questa sera, insieme a te, di questa prima parte. Vado a salutare l'attaccante della Nanni Calcio, Francesco Cardinali. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti.
Beh, e sentito il discorso Ciao. Del giornalista Giuseppe Ciao. Indelicato, tra poco ti vado a presentare anche gli altri che ci accompagneranno in questi 15-20 minuti piacevoli da passare con te. Allora, raccontaci un po', tu sei stato un po', diciamo, scelto, il prescelto per quanto riguarda questa forma di protesta, dove c'è questo gruppo allestito in Serie D con tanto di striscione, salviamoci. Come è nata questa idea e come vi siete trovati tutti uniti, 31 squadre, lo ricordiamo, su 36 per difendere strettamente con i denti questa categoria? Prego Francesco. Allora, sì, esattamente. Questa idea è nata diciamo dall'unione che hanno fatto già le 31 squadre su 36. Io una volta che ho visto le società riunirsi, ho pensato di raggruppare gli stessi capitani, 36 capitani delle squadre retrocesse a tavolino. Quindi non è stato semplice, purtroppo non sono riuscito a raggrupparli tutti, ma in 3-4 giorni ho raggruppato bene 27 capitani e abbiamo fatto questo comunicato per allacciarci anche al comunicato delle società e dicendo dando il nostro parere su questa proposta che è stata fatta, secondo me, ingiusta e assurda, e quindi per combattere questo che hanno fatto. Io insieme alla mia società ce la stiamo mettendo tutta. Adesso aspettiamo l'8 giugno e vedremo che cosa decidono, anche se sono molto scettico, dico la verità. No, perché io oggi andavo a memoria anche la vostra classifica. Per voi sarebbe una beffa enorme, perché siete quart'ultimi a 2 punti dalla quint'ultima, se non erro, in classifica. Noi siamo quart'ultimi, mi sembra, a 1 punto dalla quint'ultima e a 2 punti dalla salvezza diretta. Ma comunque, parlando anche con gli altri capitani, ci sono delle situazioni imbarazzanti, soprattutto per le quart'ultime, situazioni imbarazzanti, cioè squadre che sono a pari punti, squadre che hanno una partita in meno rispetto alla quint'ultima e hanno fatto retrocedere la quart'ultima. Quindi io non capisco proprio questo che hanno deciso, anche perché ad 8 giornate dal termine nel nostro girone, ma negli altri gironi anche 12 giornate, come fai a dare una retrocessione a tavolini in questa maniera? Cioè, è assurdo. Poi il format che hanno usato, cioè loro fanno salire 36 squadre, 28 più 8, che sarebbero le migliori 7 di eccellenza più la squadra della Coppa Italia, ma e fai retrocedere le quart'ultime. Cioè, tu puoi paragonare una seconda di eccellenza ad una quart'ultima di Serie D, che dopo l'eccellenza per arrivare in Serie D automaticamente, prima cosa devi fare i playoff regionali, che dovrebbero essere 2 partite, e poi ci sono i nazionali. Invece in Serie D la quart'ultima deve fare solo una partita per mantenere la categoria. Quindi c'è il 50% nostro contro il 25% di possibilità loro, e che fanno? Fanno salire le seconde di eccellenza. Ma io, senza nulla togliere all'eccellenza, ai presidenti che fanno tanti sacrifici e tutto quanto, però è proprio una cosa che non quadra, che non regge in piedi. Io spero vivamente che riguardano quello che hanno fatto, perché altrimenti sarebbe uno schifo per il calcio italiano. Tu hai detto che sei molto scettico. Intanto da Giuseppe ti presento anche Mirko Mariotti. Mirko, ricordava appunto Giuseppe che voi avete avuto anche Siviglia. Ecco, cosa ti senti di dire in risposta anche a Francesco, che lui si dice molto scettico per quanto riguarda la rivisitazione di quello che hanno deciso che hanno proposto qualche settimana fa? Prego Mirko. Ma guarda, io sono molto scettico perché mi sembra che la linea sia abbastanza chiara. Però c'è un però, cioè io l'ho detto anche al presidente, io credo che, detto che può essere anche una mossa forzata, per l'amor di Dio, non discutiamolo, però può essere anche una mossa che abbia anche aiutato le società che comunque si sentono defraudate dalla possibilità di una salvezza, come voi capitani che giustamente avete reagito con una lettera. Probabilmente la federazione voleva questo, cioè uno stimolo in più
per accelerare la riforma. Premesso che ovviamente voi siete i capri espiatori di questa situazione. È ovvio che la soluzione noi la sapremo soltanto lunedì, quando verranno decise tante cose. Però se deve essere la soluzione drastica per partire finalmente con una riforma reale del calcio italiano, le vostre lettere hanno aiutato potrebbero aver aiutato molto. E, ovviamente noi dobbiamo aspettare, è ovvio che potrebbero sicuramente confermare tutto, ma anche smentire tutto. Ricordiamoci che dal 1° luglio tutti i format possono essere modificati, quindi non sappiamo come andrà a finire. Ciò che Beppe voleva intervenire. Sì, infatti stavo per l'altra parte. Prego Beppe. Vi ringrazio, vi ringrazio. Due cose. La prima, vedo che Matteo Pratelli rompe già i maroni anche qui sopra. Va bene, siamo in compagnia. Ciao Matteo. E poi volevo dire, giusto per Cardinali, no Francesco? Cioè, è stato confermato il format. Le vittime, i carnefici vanno ancora definite, anche perché in epoca di virus, di coronavirus, chiamiamolo come vogliamo, se tu vuoi mandare avanti una baracca che comunque deve produrre un certo numero di squadre, promuovende e poi arricchito da eventuali ripescate, devi comunque tracciare una linea. La linea della Lega Nazionale Dilettanti, e io non sto assolutamente difendendola, anzi io sono d'accordo con voi perché contesto il fatto della retrocessione in blocco di 4 squadre che non possono disputare ad armi pari nessun tipo di lotta, però devono confermare il format. Da lì poi nasceranno altre vicende che verranno analizzate lunedì prossimo. Tant'è che noi abbiamo chiesto, nel caso specifico, di squadre che abbiano disputato una partita in più, una partita in meno, una gara da recuperare in più, un decimo di punto in meno, come si fa a sancire tu sì e l'altro no? Allora lui ha detto, in estrema ratio, ha dato una risposta che noi siamo rimasti tutti spiazzati, perché ha definito questa vicenda da analizzare, perché in carriera c'è anche questa cosa, anche questa ipotesi, che vengono analizzate anche le squadre che hanno un punto in meno o un punto in più. Io ho suggerito, se per cristallizzazione intendiamo bloccare tutto così com'è e lo cementiamo, almeno facciamo a partite pari, quindi andiamo indietro di 7 giorni e vediamo che cosa accadde 7 giorni prima. Parità di partite quantomeno, ma questa è stata una cosa dalla quale non abbiamo ricevuto risposta. Quindi secondo me, Francesco, voi avete fatto bene a costituire questo gruppo di società preoccupate, ok? Perché per adesso non è morto nessuno. Ma è anche vero che comunque il format in qualche maniera andava confermato. Poi da qui all'8 di giugno, o meglio all'8 di giugno, potrebbe succedere tutto il contrario di tutto. In pratica ci è stato detto questo. Sì, vediamo, sono solo vediamo anche... Sì, ma il discorso è che... Se andiamo indietro di anni, quando ci sono state situazioni simili a questa pandemia, le classifiche sono state cristallizzate e anche perché non potevo seguire altre pandemie. Io altre pandemie. No, altre... Sì, però c'è anche con l'avvocato Petraglia, andando indietro di anni, c'è qualche esempio, ma di anni fa, che comunque hanno bloccato tutto. E poi, vabbè, ma comunque... Cioè, lui, tu dici che doveva prendere una decisione, la decisione l'ha presa, noi vediamo l'8 giugno, ma è una decisione assurda questa, ragazzi. No, però Francesco, la decisione di andare avanti con i numeri, poi troveranno le modalità. Io ho fiducia da questo punto di vista, perché non sono soltanto dirigenti, lì c'è il cuore dei dirigenti di società anche, che in qualche modo avrà forzato, avrà fatto in modo di far pervenire agli organi che prenderanno questa decisione di avere la mano sul cuore. Poi io non sono nella stanza dei bottoni, come qualcuno amabilmente ha ricordato lunedì sera, però si farà di necessità virtù. Torno a dire, però, se tu devi in qualche modo qualificare il tuo dicastero, che è quello della LND, siccome sono state date tante colpe alla Lega Nazionale Dilettanti, anche quella di non avere bloccato prima la stagione, che avrebbe nuociuto al 110%, perché avrebbe impedito a Sibilia e ai suoi uomini di partecipare a quel famoso tavolo dove si venivano a prendere le decisioni che vanno prese l'8 giugno. Noi avremmo rischiato di non avere nessun nostro rappresentante, allora sì che erano cavoli amari e non avremmo potuto neanche metter becco su questa decisione. Oggi, se c'è una qualche speranza di provare a rendere un servizio migliore alle società in questa battaglia ingarbugliata, invischiate, la possiamo giocare. Poi io lì non ci sono e mi fermo qui.
Francesco, comunque stai avendo anche sostegno per quanto riguarda i tifosi che ci stanno seguendo da casa, contrari alle quattro retrocessioni, che chiederebbero semmai si parlasse di retrocessione le ultime due, ma come ha detto Giuseppe aspettiamo l'8 giugno per capire quello che veramente decideranno a livello ufficiale. Giacomo, volevo sentire anche te, che ancora non ho avuto modo di sentirti, per capire anche con te se sostieni un po' quello che hanno fatto i capitani delle 31 squadre coinvolte su 36, se l'Unione in questo caso farà la forza. Come lo vedi tu anche la decisione finale che avverrà lunedì 8 giugno? No, è indubbio, e penso che sia il pensiero di tutti i presenti in questa sala virtuale, che quella delle quattro retrocessioni è una decisione assurda. Che dopo venga fatta per mantenere il format, per cercare di mantenere il format o per cercare di impostare quella che sarà un'eventuale riforma a livello calcistico di tutto il mondo dilettantistico, questo lo vedremo con la decisione finale. Però io penso che i capitani e soprattutto le società hanno fatto benissimo a farsi sentire, soprattutto a portare la loro voce, anche se penso che non sia cioè, l'unico modo di farsi sentire, cioè, all'interno dei vari comitati regionali, all'interno di tutte le varie riunioni che sono state, penso che più di una volta sia stato ribadito questo. Però a mio avviso è stata una mossa giusta, azzeccata, e speriamo che porti i suoi risultati, anche perché, come diceva qualcuno che ho visto il messaggio, quattro sono assurde, due potrebbero bastare. Due potrebbero anche bastare, però ricordiamoci che sempre che probabilmente quest'anno, oltre all'indecisione per promozioni e retrocessioni, si assisterà a un'estate piena di ricorsi, perché qualsiasi decisione venga presa sarà veramente darà modo a molti ricorsi. Però dobbiamo cercare di capire cosa viene deciso l'8, e da lì dopo si partirà con i vari ragionamenti. Volevo aggiungere una cosa anch'io. Rimango anche dell'idea di una cosa, che comunque la prossima settimana sapremo tutto, o quasi. Il primo luglio però dovremmo sapere il format della prossima stagione, quindi può essere che magari la prima sessione dei ricorsi che verranno fatti, probabilmente dopo non ce ne sarà bisogno di fare altri. Tanto il primo luglio si saprà qual è il format della prossima stagione. È stato confermato che il primo comunicato della stagione 2021 uscirà il primo luglio. Sì, è vero. Appunto, è vero. Non credo che sia una previsione ottimistica, ma fa il pari con quello che dicevamo, cioè bisogna impostare il lavoro prima per fare in modo che quel giorno lì si capisca quali saranno gli organici, numericamente parlando, della stagione 21. Quindi questo sarà indispensabile. Francesco, c'è una domanda che ho visto... Scusa Daniele, che ho visto quella di Roberto D'Altri, che effettivamente quella delle seconde in eccellenza, della promozione in automatico, io penso che non sia prevista in questo momento, no. Giusto? Non è prevista, no. Assolutamente. Automatico, quindi sarebbe una forzatura del regolamento a prescindere. Assurdo. Però se non hai posti da garantire a chi deve... In questo caso, chi deve retrocedere, che in qualche modo tra i professionisti si usa fare così, quando dalla C e allora C2 si retrocedeva, se c'era un ripescaggio si cominciava dalle neo-retrocesse a salvarle per il campionato appena finito. Quindi io credo che un occhio di riguardo semmai andrebbe dato a una squadra che magari tra le quattro, non voglio fare nomi ma ci siamo capiti, retrocede per 0,194 punti. Okay. Esatto. Quindi, secondo me, parlare di seconde classificate ci facciamo tutti un po' la bocca, ma siccome non c'è lo spareggio regionale, non c'è, e questo va in favore di quanto invece sosteneva Francesco, non è previsto uno spareggio regionale tra le seconde in classifica, assolutamente. In un momento come questo è l'ultimo dei pensieri dei comitati regionali e nazionali, quindi si andrà a privilegiare il pacchetto delle quattro che devono retrocedere, naturalmente, credo io, a buon senso. Scusa Daniele, un'altra cosa, una domanda per Francesco. Noi abbiamo sempre sentito pareri di dirigenti, giornalisti, addetti al lavoro, ma non abbiamo mai chiesto effettivamente a un calciatore, uno che lo vive di prima persona,
quale sarebbe l'idea e la soluzione migliore per loro, nel senso che abbiamo capito le quattro, le ultime quattro che retrocedono la Serie D è assurdo, ma secondo voi quale sarebbe la soluzione migliore? Allora, secondo me di bloccare le retrocessioni, perché secondo me è giusto che anche l'ultimo retrocede, e di far salire solo le prime di eccellenza e fare un campionato a 20 squadre, cioè che solo al numero, che comunque per un anno si può fare, perché è chiaro che bisogna dare i meriti alle prime e le prime comunque si fanno passare, ma bloccare le retrocessioni, ma come è successo in tutta Europa. Ragazzi, qua solo in Italia si retrocede. Mi sembra. Però in Francia hanno troncato la stagione, ci sono ricorsi, ci sono delle bordate, c'è gente che chiede, oggi hanno chiesto 800 milioni di euro di danno al governo del calcio francese. Il Tolosa è retrocesso altro che per 0,2 punti. E logicamente, però, se si sancisce la chiusura, lì non hanno guardato niente e hanno applicato la legge del taglione. Credo che chi è retrocesso, casomai, bisogna fare un discorso del genere. È giusto che le ultime due da regolamento abbiano la retrocessione diretta, semmai parliamo delle altre due, che avrebbero eventualmente avuto il diritto Infatti, anche con gli altri capitani ne parlavamo. Comunque io, se proprio dovevo aspettarmi, mi aspettavo la retrocessione delle ultime due. Ma addirittura le ultime quattro è stata una, personalmente per la nostra squadra è stata una portata allucinante, e quindi ecco, ma anche perché poi adesso i ricorsi dimmi. Volevo solo aggiungere una cosa, Francesco, proprio su quello che hai detto tu, poi mi scuso se sto invadendo, ma No, è bello. Mi piace la discussione. Di solito faccio le domande e quando posso rispondere mi piace. Vai. È molto bello il discorso che hai fatto tu. Blocchiamo tutto, facciamo gironi a 20. Ok, è un punto di vista. Io sono convintissimo che la tentazione di fare dei gironi a 16 invece ci sia, perché la Lega Nazionale Dilettanti, che sta parimenti a tutti gli altri organi, gli altri organi competenti del calcio, le varie leghe, che sta studiando il nuovo format, si potrebbe, approfittando di questa vicenda, mettere un po' avanti quei lavori, anche perché vige il motto di far viaggiare meno le società affinché ci sia una quota risparmio più sostenuta, perché fino adesso abbiamo parlato di gente che si iscrive ai campionati, ma noi sappiamo che sarà così e sappiamo quanta gente avrà gli stessi sponsor di quest'anno. E fare 19 trasferte potrebbe non essere così semplice, e quindi i campionati verosimilmente non saranno a 20, forse non saranno neanche a 16, ma saranno forse a 14. Vabbè, si parla già di tre gironi di eccellenza eventualmente, quindi però esatto. Sul discorso della D, ipotizzare dei gironi di 14 non lo so, Mirko, dovrebbero aprire moltissimo, e poi magari non puoi garantire 9 squadre per la C, ma devi avere 12 posti, perché voglio vederti vincere un campionato di quarta serie e poi non avere il passaggio diretto alla serie C, ti pare? Quindi mi viene da dire che è più facile ipotizzare un campionato più breve con meno squadre anziché le 20 auspicate da Cardinali, questo dico. No, infatti, perché penso che sia un po' la linea guida che si pensi per tutti i campionati, quelli di ridurre il numero delle squadre per far girare il meno possibile tutte le varie società, quindi ridurre i costi e soprattutto cercare di girare il meno possibile. Quindi penso che questa sia una linea guida, questa è una linea guida per tutti, quindi forse quella dei 20 la vedo anch'io molto 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 improbabile, impraticabile. Poi Franci, però tu stai finendo il discorso, facciamo finire. Prego, io il discorso, per quanto riguarda anche i ricorsi, cioè lui dice che in 45 giorni tutti i ricorsi verranno, ma è impossibile perché cioè, si farà ricorso al CONI, al TAR, al Consiglio di Stato, e è impossibile cercare di chiudere tutti questi ricorsi in 45 giorni, quindi porterà tutto, il campionato partirà in ritardo perché è così, perché lui ha deciso questa cosa e niente. Quindi anche su questo fatto poi lui dice se danno ragione alle società i ricorsi, io faccio anche 10 passi indietro.
Ma che significa? Che significa? Quindi aspettiamo lunedì, ma tutto, a parte che tutto quello che si dice in questi giorni lascia il tempo che trova. Io spero nel buon senso di chi prenderà questa decisione, anche perché la Nagli è una società sana che sta vicina ai propri tesserati anche in questo momento, e stiamo facendo lo stadio, e sarebbe un peccato non poter fare la Serie D. E quindi ecco, sono fiducioso per quello che posso esserlo, e vediamo lunedì che succede, perché tanto ogni discorso che facciamo, sì, le cose che abbiamo fatto con i capitani, le società si sono mosse, sicuramente qualcosa ha portato, lo spero, però ogni discorso verrà chiuso lunedì. Francesco, intanto stiamo vedendo anche delle immagini di Anagni Avellino di qualche stagione fa, e volevo farti una domanda anche per farti conoscere un po' anche al pubblico che ti sta seguendo da casa in questo momento. Tu hai una storia particolare, avevi lasciato l'Anagni per qualche periodo, poi alla fine sei tornato nella squadra che tu senti tua, insomma, e raccontaci anche questa scelta, perché se non sbaglio, tutto dettato dal fatto che tu lavori. Vai a lavorare alle 4 del mattino, mi dicevi anche ieri, le telecamere spente, o no? Hai un lavoro particolare. Sì, io, vabbè, la stagione che verrà sarà il sesto anno che indosso questa maglia, e c'è stata 2 anni fa una piccola parentesi di 6 mesi lontano da Nagni, perché comunque io, come hai ben detto, io mi alzo tutte le mattine alle 4 e vado al lavoro, quindi c'erano dei problemi per far coincidere tutte e due le cose, ma dopo abbiamo cercato in tutte le maniere di poterci incontrare. E sono tornato, anche perché comunque la serie di dilettantismo va davvero poco, perché noi ci arriviamo tutti i giorni tranne lunedì, e quindi avendo un lavoro far coincidere tutte e due le cose non è semplice, ma io ce la metto tutta, perché per me il calcio è vita, è passione, e lo faccio per la mia famiglia, ho 2 bambine e mia moglie, quindi e tutti i sacrifici che faccio li faccio per loro. E niente, sì, questa è la mia storia. In passato ho vestito anche le maglie del Torino, però dopo sono stato sfortunato. Io ho 2 crociati rotti, ho un altro all'altro ginocchio pure il menisco, quindi comunque non ho mai mollato. E grazie alla Nagni e ai ragazzi che fanno parte di questa squadra di quest'anno, che comunque ci continua a togliere belle soddisfazioni. Peccato che quest'anno siamo partiti male. Purtroppo abbiamo fatto un mercato così un po' altalenante, perché aspettavamo il ripescaggio della Serie D, e dopo, da dicembre in poi, la società ha scelto gli uomini giusti, i ragazzi hanno sposato alla grande la causa, hanno dato l'anima per questa maglietta. Infatti nel girone di ritorno, se guardiamo la classifica, siamo quarti, e purtroppo ecco, è stato bloccato tutto da questa pandemia, giustamente, ma sono sicuro che la salvezza era portata di mano, perché avevamo il sangue agli occhi e potevamo vincere contro tutti. E niente, Senti, questo è quanto. toglimi solamente una curiosità. Si sta parlando di un grande campionato fatto dalla Turris che ha vinto il vostro girone, davvero la più forte. Ti sei trovato davanti una squadra che, come l'hai vista, ha meritato sicuramente di vincere questo campionato. Secondo te ci potevano essere delle altre squadre che ti aspettavi potessero dare maggior filo da torcere alla squadra campana? No, la Turris ha vinto, secondo me, meritatamente il campionato, e è stata una sorpresa lo chiamare, perché comunque, se vado indietro di un anno, ci siamo giocati la salvezza al playout, a 39 punti pari, all'ultimo secondo abbiamo preso la traversa e siamo retrocessi noi per differenza reti. E quindi ecco, lo Stiamare ha fatto, grazie anche a un grande mercato, un grande campionato, e non me l'aspettavo, sinceramente, ai nastri di partenza. Ma la Turris era superiore all'inizio e era superiore fino alla fine, quindi ha meritato questo campionato, e anche perché ha allestito una squadra allucinante, formata da giocatori che non hanno niente a che vedere con questa categoria. E quindi complimenti alla Dulce, ma complimenti anche allo Chiamare, perché si è dimostrata arcigna. Senti, è un girone ricco di derby per voi, con il Latina, con il Cassino, davvero c'è stato da Sì. divertirsi questa
stagione, no? Sì, è stato divertirsi e con la Dina abbiamo fatto due buone partite in casa, vincevamo 2-0, abbiamo perso 3-2 e poi lì abbiamo fatto 0-0 anche col Cassino, abbiamo fatto due ottime gare e sì, i derby hanno quel sapore diverso rispetto alle altre partite, ma comunque in Serie D il livello è molto alto e tutte le partite se abbassi un attimo la guardia, se già un giocatore non dà il 100%, i tre punti non li porti a casa. Senti, il voto che dai alla tua stagione fino al momento della dovuta e forzata pausa? Ma io non mi do un voto, io do un voto a tutta la squadra. Io penso che da dicembre in poi questa squadra un bel set in pagella se lo abbia meritato e se si continuava e ci salvevamo anche un 9, quindi un 7 per tutti quanti è più che sufficiente. Allora, sono le 21:31, preciso, come non mai so che i bambini devono andare a letto, io ti lascio andare. Vuoi aggiungere qualcos'altro in vista di lunedì 8 giugno o sei a posto così? Ma guarda, io insieme alla mia società penso che abbiamo fatto il massimo per cercare di far cambiare questa proposta. Lunedì è vicino, attendiamo quello che succederà. Qualsiasi decisione verrà presa, noi ce la mettiamo in tasca e poi sappiamo cosa fare. Io ringrazio a voi per questa possibilità, ringrazio gli altri ragazzi per questa chiamata virtuale e niente, vi auguro una buona serata e grazie mille. Grazie a te Francesco, grazie ancora. Ciao. Allora ragazzi, vi faccio una sorpresa perché adesso andiamo ad accogliere subito, è già qui. Buonasera, eccomi. Guido Lanzani, ciao Guido. Però ti vediamo un pezzo però. vediamo la fronte di Guido. Ecco qui, no. Ciao Guido. Guido, sembrava che avessero fatto la foto alla carta d'identità di Giovinco. No, Daniele, non scherziamo. No, adesso come stai? Come stai, Guido? No, dico, Daniele, mi vedete bene, mi sentite bene, no? Sì, adesso sì. Sì. Adesso. Ci abbiamo lavorato una settimana. Sì, ci vediamo bene. Sì. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Guido, ciao. Saluto i miei compagni di viaggio storici. Senti Guido, volevo interpretare. Ci siamo tutti. Qui c'è la fusione stasera, zona D. Esatto. Senti Guido, volevo interpellarti anche a te sulle dichiarazioni che hai sentito anche dal capitano della Nanni un po' per il gruppo Salviamoci, per quello che concerne quello che ha proposto per l'appunto qualche settimana fa la Serie D per le ultime quattro in classifica, ovvero la retrocessione. Volevo sapere anche il tuo punto di vista in virtù anche delle dichiarazioni che hai ascoltato in questo momento dal capitano della Nanni. No, beh, la penso come voi, penso che il capitano abbia assolutamente ragione, cioè il fatto delle quattro retrocessioni non esiste. Se vogliamo entrare nello specifico, visto che lunedì sera avevamo Cosimo Sibiglia, come ha ricordato anche Beppe, e Cosimo Sibiglia ha parlato del comunicato numero uno. Quindi se andiamo al comunicato numero uno, il comunicato numero uno dice sì che deve essere promossa la prima, ci devono essere quattro retrocessioni, ma il comunicato numero uno per me dice anche che due squadre vanno giù direttamente, altre due devono giocarsi la salvezza con i play-out. E quindi sentendo anche le parole del capitano, prima del giocatore, che dice siamo un punto dai play-out, due punti dalla salvezza diretta, insomma mi sembra che sia un po' un'esagerazione quella di dire ne mandiamo giù quattro, cioè ci sono i play-out e quindi giustamente la gente dice, il regolamento dice che noi dobbiamo giocarcela ai play-out e quindi se non c'è la franchigia noi non siamo retrocessi, le ultime due sono retrocesse, la terzultima e la quartultima io continuo a essere convinto che non sono retrocesse assolutamente, nel modo più assoluto. Poi, come ho espresso anche tante altre volte il mio pensiero era che quando succede un evento di questo tipo, poteva succedere questo, potevano succedere altri eventi catastrofici, il campionato non è finito
E per cui si dice, signori, il campionato non è finito e quindi il prossimo anno si riparte da qui. È chiaro che darà fastidio a qualcheduno, a quelle che sono prime in classifica, però non si può fare molto diversamente. Cioè, perché se no, se vai a prendere delle decisioni, ci sono sempre delle problematiche. Da qualsiasi punto la vedi, ci sarà sempre qualcuno che sarà scontento. Cioè, nella sostanza, scusate, Guido ha sintetizzato il mio pensiero. Siamo tutti d'accordo che il numero delle squadre congruamente deve essere questo. Quattro devono retrocedere e una deve essere promossa. Ok. Sono le modalità con le quali diciamo, la terzultima e la quartultima vengono disposte retrocedendo. Perché ad oggi, giustamente, c'è un comunicato che dice che c'è un tipo di regolamento, allora se vige la legge marziale anche nel calcio. Questo è un momento di legge marziale. E allora, come tale, tutti dobbiamo obbedire e stare agli ordini del capitano che ci porta allo schieramento. Ma se c'è la modalità per applicare quello che diceva proprio Cardinalini, cioè Cardinali, il buon senso, io mi piacerebbe essere una mosca per essere lunedì nella stanza giusta e ascoltare che cosa vuol dire applicare il buon senso. Perché secondo me, prima di pensare alle seconde, che siano 7 seconde, 8, pensiamo alle 17esime o alle 16esime o alle 17esime dei campionati, che è la cosa più importante, quelle che vanno giù senza aver potuto fare il loro play-out. Questo è un discorso onesto, ma mi auguro che verrà preso in considerazione. Però Giuseppe, perdona la domanda, la tua sensazione, da quello che hai capito, avendo anche Sibilia lunedì ospite da te, lunedì, secondo te, per quale decisione si andrà? Nel senso, saranno confermate le quattro retrocessioni o secondo te davvero rivedranno la loro proposta iniziale? Secondo te, cosa succederà lunedì? Se Io tu te la dico tutta. Dunque, noi abbiamo visto vai. due Sibiglia, un mese fa una persona, lunedì un'altra persona, che ha Ok. dato troppe possibilità. Mi è sembrato anche un po' smanioso di dare le risposte a un certo punto della serie. Me l'avete già fatta questa domanda, me l'avete fatta in un certo modo, ma insomma, il presidente è lì anche perché è stato votato da qualcuno, quel qualcuno è un rappresentante delle società in questione, anche in questione, no? E nelle sue risposte io non ho visto un grandissimo margine di trattativa, non l'ho avvertito, non so se Mirko o Guido abbiano avuto la stessa sensazione. Credo che lui andrà forte dell'accordo dei suoi consiglieri, andrà lì a Roma a formulare il numero delle squadre, che sarà una su, quattro giù. Questo è pacifico. Bisogna vedere, però, torno a dire, la terzultima e la quartultima come retrocederà e quali saranno. Però secondo me tenterà di bloccare il format, cioè questo è il pacchetto che mi è stato consegnato e questo io consegno all'anno 21, alla stagione seguente, secondo me. Mirko, hai avuto anche tu la stessa sensazione di Giuseppe lunedì? Ma lui a un certo punto ha parlato, ecco, gli ha detto una cosa che forse a molti è sfuggita, la differenza punti tra Crema e San Maurese. E probabilmente verrà applicato il coefficiente punti. Tra l'altro, oggi è uscita anche sulla Gazzetta dello Sport che probabilmente il famoso algoritmo verrà declassato per una media punti, che sarebbe anche la cosa più corretta visto che è l'andamento esatto del campionato. Lo Anche vogliono perché le partite giocate togliere comunque. solo ai dilettanti, ma i professionisti lo vogliono confermare. L'algoritmo è stato spiegato molto Ma bene. il discorso dell'algoritmo l'hanno un po' declassato oggi, sembra che le Beh, io cose oggi siano un po' cambiate. ho sentito, lo hanno spiegato anche molto bene, ma mi sembra avveniristico proprio una Sì, cosa. sì, sì, sì. È Secondo me. molto gravina. È gravina che punta molto a Sì, questa cosa. esatto. Sì, esatto. Tu, Guido, la sensazione che hai avuto l'unico. Ma la sensazione che ho è che ci saranno tanti altri ricorsi. A partire dall'algoritmo, perché adesso mi devono spiegare cos'è l'algoritmo, poi dopo. Allora, quindi adesso ci saranno tanti problemi, perché adesso mi devi poi spiegare le 8 seconde dove le vai a pescare, come le peschi. Danno sulla Innanzitutto, parte. come le peschi? Perché sono 36 retrocessioni, 28 promozioni, quindi 8 le devi tirare su. Quindi la seconda che poi lasci giù dice: ma perché tu hai applicato questa regola qua? Quindi. E se si applica questa regola qua, allora si poteva fare una cosa molto più semplice, fare retrocedere le ultime due,
e andare a premiare non tutte le prime, ma le prime di eccellenza con un determinato criterio. È così, perché poi mi si viene a raccontare e qualcuno mi racconta, dice: noi mandiamo sulla prima e non facciamo retrocessioni perché dobbiamo, in qualche modo, questa gente ha investito. Ma cosa vuol dire ha investito? Io faccio l'esempio del girone A: nel girone A andrà su probabilmente la Bagnolese, che ha investito molto meno, a quanto mi risulta a me, della Picardo Traversettolo. Quindi questo per dire che cosa? O del Nibbiano, tanto per fare un altro esempio. Questo per dire che non possiamo fare un paragone con l'investimento. Ha investito anche il Fiorano, che è ultimo in classifica. Non è un ragionamento di investimento, è un ragionamento di questo tipo qua, secondo me, che tu devi dire: è successa la pandemia, è successo questo, è questa cosa che è stata una cosa che non ci aspettavamo, che c'è arrivata in cima alla testa. E allora a questo punto, signori, non è successo niente. Non è successo niente perché non, purtroppo i campionati non sono finiti. Oppure, se tu dici: no, voglio fare comunque stilare delle classifiche, mandi sulle prime, ma fai retrocedere le ultime due. Ripeto, andare a fare retrocedere le altre, la terz'ultima e la quart'ultima, per me è sbagliato. È un ragionamento sbagliato perché non sono retrocesse. E concludo dicendo che, da quello che ho capito io da lunedì sera da Siviglia, per tornare alla tua domanda, Daniele, è questo che ho capito: che ne vedremo delle belle anche dalle eccellenze in giù. Perché, da quello che ho capito io, Siviglia non è tanto d'accordo con Braiati e compagni e con molti comitati regionali di bloccare le retrocessioni. Lui l'ha detto chiaramente: noi abbiamo cercato Si è di riferito premiare, come scusa un stai attimo, dicendo tu, Guido. Beppe. Esatto, scusa un attimo, Beppe, poi ti No, lascio fai, la fai. parola. Sibiglia ha detto: io ho voluto premiare il merito e penalizzare il demerito, perché è questo che dice il comunicato numero uno. E quindi, io non sono molto convinto che, ha detto anche che verrà presa una decisione univoca per tutti i comitati regionali. Quindi non sono tanto convinto che si riuscirà a bloccare le retrocessioni anche dall'eccellenza in giù, Quindi aspettiamoci, per me, delle sorprese. Tra Io l'altro, Giuseppe, scusami sì, Daniele, scusa. Guido ha esortato il presidente Sibilia a prendere proprio una posizione netta sulle dichiarazioni di Cellini, che è appartenente al Comitato Regionale delle Marche, quindi l'area centro, e avrebbe detto: cristallizziamo, io blocco le retrocessioni. A questa considerazione che ha fatto Guido Sani a voce alta, Sibilia ha detto: ma scusate, ma Cellini fa parte dell'area centro di che cosa? Della LND, come per dire, deve fare quello che gli verrà detto di fare, capito? Quindi, giusto per Certo. capire l'antifona, come faceva Tony. No, 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 ma è vero, avevo saputo di queste dichiarazioni da parte di Cellini, immaginavo che avrebbero portato, diciamo, la rabbiatura di qualcuno, ma Perché vi volevo poi, chiedere. scusami Daniele, ma sarebbe così Prego. semplice armonizzarla meglio questa cosa. Tra le Esatto. righe, io ho capito molto bene quello che ha detto Guido e sposo in pieno il suo pensiero. Sarebbe bastato, no, ipotizzare la retrocessione secca delle ultime due, e quindi da 18 mediamente diventano 16, le prime promosse diventano 15, ti mancano tre squadre per riempire il numero 18. Prendi le prime di ogni girone di eccellenza, te ne mancherà qualcuna per riempire ovviamente i posti in Serie D. Non fai ripescaggi, per quest'anno non facendo gli spareggi non hai motivo di fare i ripescaggi, ma salvi qualcuna di quelle che stanno per retrocedere per un decimale di punto, ok? E lì è la morte giusta di un campionato così. Ma siccome è talmente semplice, credo che l'8 giugno non possa, la montagna non possa partorire questo No, topolino. credo anch'io a questo punto. Mirko, e quindi tu lo sai che in Romagna si preoccupa soprattutto, adesso lo vedo già, Alessio del Fosso Ghiaia, il presidente Martino del Sant'Ermite, Lisa del Nuova Fede, allora si devono preoccupare? Ma un pochino sì, un pochino sì, però bisogna anche considerare una cosa, che comunque ci sono molte regioni dove, soprattutto in meridione, dove i campionati sono andati anche molto avanti, quindi ha anche un senso fare delle retrocessioni nei campionati regionali. Come fai a retrocedere dei campioni, insomma, in alcune regioni dove in alcuni campionati mancano 10, 11, 12 giornate, quello è il problema. Ne fossero mancate 5,
Allora, ci stava anche la retrocessione diretta di uno o due a seconda del regolamento dei campionati regionali, e allora ci poteva anche stare. Come già è forzata, sarebbe già forzata di fatto in Serie D mandarne giù due, anche se sarebbe stata una scelta tutto sommato capibile, quattro onestamente, insomma, ci ha sorpreso un po' tutti. Però io ribadisco una cosa, il primo luglio uscirà il format della prossima stagione, cioè di questa che arriverà. Certo. Quindi io mi aspetto delle grandi sorprese anche lì, con tante società che magari hanno fatto dei ricorsi, magari li perdono o li vincono, però dopo magari queste squadre vengono riammesse. Comunque prepariamoci lunedì sera, avviso ai naviganti, Guido e Mirko soprattutto, ma perché avremo veramente, se abbiamo tutte le notizie, sarà veramente dei fuochi d'artificio, sicuro. Ah, sì. Bello, 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 bello. Quindi Guido, tu prima, scusami, parlavi di un'eccellenza, addirittura mi dicevi da 14 squadre, tre gironi da 14 squadre, o tu o Mirko, non mi ricordo, tu Guido, credo, prima. No, Mirko. No, Mirko. No, una cosa, diciamo che ieri ci sono state delle dichiarazioni ieri a Radio Nettuno di Dorindo, sì, Sanguinini, che è vicepresidente vicario, che ha ipotizzato, ovviamente deve essere tutto armonizzato da quello che accadrà lunedì, anche mercoledì, perché poi c'è anche mercoledì una riunione molto importante, quella della Lega Nazionale Dilettanti, che definirà tante cose anche lì. L'ipotesi di fare tre gironi di eccellenza a 14 squadre, 5 gironi di promozione a 14, e poi a scendere ovviamente verranno, io immagino che prima e seconda categoria verranno portate provvisoriamente a 12 solo per questa stagione, ma ricordiamoci che insomma ci sono delle motivazioni serie, ed è giusto che la gente giochi anche meno, ma c'è anche da dire che credo che si punterà soprattutto, perché le società si stanno chiedendo anche questo, quanto durerà la stagione reale, 7 o 8 mesi, perché cambia a livello economico per le società, certo. Cambia tanto. Una data d'inizio avevamo detto più o meno ottobre, secondo tutti dovrebbe ripartire la nuova stagione, settembre non se ne parla, no? Siamo d'accordo su questo? Primo weekend d'ottobre. Io weekend di ottobre. Guido, sei d'accordo, no? Ma io dico che anche a me piacerebbe avere tanti soldi in banca, però purtroppo non ce li ho, e quindi adesso io ovviamente... Mirko lo sa come la penso. Io penso che 42, parliamo di 60 squadre professionistiche, che sono una roba assurda, e poi adesso stiamo parlando di 42 squadre in eccellenza. Oh, se ci sono 42 squadre in eccellenza, sono il primo a alzare la mano io, e dico perfetto, mi sta benissimo, ma tre gironi da 14 vuol dire 42 squadre in eccellenza. E non so, con tutto questo burridone che è venuto fuori, se avremo la possibilità di avere 42 squadre. Quindi anche prima di parlare di format, io aspetterei un attimo per vedere come vanno le cose, perché qui non sappiamo ancora chi lo farà, chi non farà. Io, il mio sentore, sentendo un po' tutti i giorni, vedendo, leggendo e sentendo le società, è che molti vanno avanti. Però chiaramente bisogna poi vedere, perché sai, adesso... Non è ancora il momento in cui si può andare a battere cassa dagli sponsor. Bisogna vedere quando andrai a battere cassa dagli sponsor cosa ti dicono, perché è lì il problema grosso. Ma c'è qualche squadra che non sia il caso alla fine di fare due gironi a 16 e finisce lì? alla fine la soluzione migliore. Sai cos'è, Daniele? Che tu fai prima il format e poi vai alla cassa, vai a vedere chi si è iscritto. Dovrebbe essere il contrario, perché sennò è un casino. Esatto. Tanto esatto. Con il conto fiscale, se tu ti iscrivi hai tutte le ragioni, alla categoria superiore dici ma io lo faccio perché tanto ambisco un ripescaggio, poi non mi arriva, ti viene detassata la quota di iscrizione del campionato superiore, no? Quindi nel caso in cui si iscrivono 34 squadre, perché devo farne 3 da 14, ne faccio 1 da 18, l'altro da 16 o 2 da 17, se proprio mi voglio complicare la vita. E non penso ai tre gironi. Quando si parla di grandi sorprese, questa è veramente epica, però noi siamo in grado di creare anche queste cose qui. E ci sta. Ma io volevo capire, infatti, anche con voi, approfittando della vostra presenza, perché Giacomo, proprio in questa settimana noi abbiamo appreso, credo, vado a memoria, lunedì, che a Gambettola qualcosa stia succedendo, no? Per quanto riguarda la prossima stagione.
soprattutto a livello societario. Vuoi dirmelo tu quello che è successo, che hai visto anche le dichiarazioni ufficiali del presidente sulla pagina Facebook? Sì, non solo a Gabbettola, in questa settimana se ne è viste un po' da tutte le parti, si sono dimessi i presidenti, guarda la Savignanese, ma lo stesso parlando del Gabbettola, il presidente Montanari ha salutato tutti e si è tolto dalla mischia, quindi bisogna capire adesso a Gabbettola che cosa si farà, forse il nostro amico D'Altri ci potrebbe dare qualche indicazione in più. Però so che già all'interno dello stesso Gabbettola della città ci sono due società ed è già un grosso problema. Non si è mai parlato di una fusione e questa parola fusione per me in questo periodo deve essere prioritaria per molte società. Venendo incontro a un periodo dove ci sarà veramente dei problemi a livello economico, forse le varie fusioni o collaborazioni o come le vogliamo chiamare tra varie società limitrofe, penso che sia una delle soluzioni migliori. Ma tornando perché altro Giacomo, secondo me ci saranno delle unioni più che delle fusioni, secondo me. Sì, io adesso l'ho detto perché collaborazione. Devi sperare che l'altra matricola non sia un po' tra virgolette sporca, nel senso che adesso un termine un po' dispregiativo, però sai, in questo periodo qualche società, qualche debito l'avrà fatto. Sì, infatti sì. Quello è fatto bene a sottolinearlo, ma io quando dicevo collaborazioni intendevo dire unioni, un po' quello che è successo l'anno scorso a Bellaria, che l'abbiamo visto, io l'ho vissuto di prima persona. Quindi bisogna capire adesso, come diceva Beppe, quante sono le società che si renderanno disponibili, potranno iscriversi il prossimo anno. Però se vogliamo fare prima i format e poi li dobbiamo riempire, va a finire che si va a cercare di far promuovere molte società che non lo so se hanno la forza economica adesso per affrontare un campionato maggiore. Posso aggiungere solo un piccolo frame che in sostanza vuol dire che io, e credo di interpretare il pensiero anche di Mirko e di Guido, che sono le persone fra di voi che conosco di più, naturalmente, ci vivo ormai da qualche anno, ho più fiducia negli organi regionali che in quelli nazionali, perché ma non nella persona, ma nella mentalità del dicastero che ha saputo creare Braiati in Emilia Romagna rispetto a quanto ha creato in così poco tempo Cosimo Sibilia a Roma, e soprattutto perché l'attenzione che può essere data a un gruppo di squadre contenute in una regione importante per dimensioni che è l'Emilia Romagna, che va da Piacenza a San Marino, è diversa da un'attenzione che viene data da Bressanone a Trapani, ok? E dove si perdono una infinità di informazioni. In quest'ottica le società della nostra regione devono stare sufficientemente tranquille, perché abbiamo comunque una persona, parlo di Paolo Braiati, che da questo punto di vista è molto attento a queste cose, ok? Anche perché lui è stato ovviamente gestore di una società, il Frutteti di Ferrara, per tanti anni, e poi rappresentato il CIF e tante altre organizzazioni, fino ad arrivare a fare i passaggi che ha fatto. E sotto questo punto di vista mi sento di poter dire che siamo un po' nelle mani giuste per ambire a un sì, finale, diciamo, di segnalazione, non perché lui non può prendere decisioni per Roma, ma per le decisioni per Bologna sicuramente saranno quelle corrette, quelle che auspicavamo noi. Sì, mi trovi assolutamente d'accordo. Poi Mirko, tu me l'hai raccontato meglio di tutti, parlando privatamente con te, che persona sia Paolo Braiati. Assolutamente d'accordo con le riflessioni di Beppe. Mi date qualche anteprima, se c'è, ovviamente, per quanto riguarda qualche società che noi non siamo, essendo in Romagna, in Emilia, che sta già lavorando per una possibile collaborazione, fusione, chiamiamola come appunto diceva Giacomo Alpini. Guido, c'è qualche novità dalle vostre parti che possiamo già dare per scontata, non so, a livello di club? Sì, io non sono convinto che ci saranno molte fusioni unioni, come le chiama Mirko, perché si fa già fatica andare d'accordo con la moglie, figurati con delle altre persone, quindi non penso che ci saranno. Io penso guarda che Scandiano, cosa è successo, Guido? Tu guarda Scandiano, cosa è successo? Sì, esatto. Unione c'è stato un divorzio. Andiamo a Casagrandese, l'hanno fatto, esatto, l'hanno fatto neanche una mezza stagione, poi si sono già divisi. No, io penso che la differenza tra Guido e Mirko è proprio questa.
Guido vive una fusione e Mirko vive un'unione praticamente. Viceversa. No, lo sapete che non parliamo. Toccatemi tutto, ma, esatto, come dice la pubblicità, toccatemi tutto ma non Mirko, eh? Lo sapete che io per Mirko un debole. E, no, dicevo, io per esempio ieri ho sentito Paolo Chezzi, quello della Virtus Castelfranco, e Paolo Chezzi è un'istituzione a livello, Mirko lo sa, anche Beppe lo sa, a livello, diciamo, nella provincia di Modena, è uno che a livello di sponsor è anche uno abbastanza importante. Ieri mi ha detto: guarda Guido, io confermo Vincenzo Conte e il prossimo anno faccio una squadra giovane e buonanotte al Secchio, perché lui ha cominciato a fare il giro e ha già cominciato a sentire il sentore di come sarà. Ci sono per esempio molte società che hanno come sponsor il bar, il ristorante. Adesso come fai ad andare a chiedere la sponsorizzazione al bar, al ristorante che hanno tenuto chiuso i 3 mesi, 4 mesi, adesso non sanno come riaprono? Quindi ecco, ci sono queste... a dire che vuoi fare girone a 20 squadre a questa gente? Esattamente, bravo. Allora, il barista? Esatto, quindi ci sarà un grosso ridimensionamento, questo sicuramente. Poi dopo io penso comunque che ci saranno poche fusioni e ci sarà poche squadre che non si iscriveranno, si iscriveranno forse quasi tutte, però ci sarà un grosso ridimensionamento, ci sarà un grosso ridimensionamento, si farà con i giovani, che forse anche non è neanche una brutta cosa, ecco, puntare sui giovani, forse dopo avremo anche materiale per i prossimi anni. Ma diciamo che comunque, lo dico per Daniele che aveva formulato questa domanda a Guido Mirko, che la novità più importante, se non altro come reminiscenza, è quella che a Modena, nel Cittadella, entra di nuovo Paolo Galassini, ex sì, gestore, patron della Rosselli, Mutina, che rientra dopo l'esperienza nel Modena Calcio, nel calcio dei dilettanti. Si parla addirittura di accostamenti affettivi con dirigenti della vecchia Rosselli, si è fatto anche il nome di Bob Notari, attuale tecnico dell'Entigione. Okay. La gente, i dilettanti, quando si muove un personaggio di questo peso specifico, comincia a fare delle considerazioni. Questa oggi mi sembra la notizia più, come dire, importante. Più importante, ma sotto sotto sono d'accordo con Guido, si assisterà a una estensione dei giovani presenti nelle varie categorie dilettantistiche, che poi è un asso di briscola fino a mezzogiorno, perché poi se il giovane non ce l'hai lo devi andare a prendere, se non ce l'hai il giovane ti costa come un grande, e quindi probabilmente chi se li ha cercherà di fare di necessità virtù. Potremmo assistere a campionati che qualitativamente vanno un po' nelle prime stagioni a depotenziarsi come qualità, però economicamente potrebbe essere la salvezza delle nostre società a qualsiasi latitudine. Sì, anche questo è vero. Anche questo assolutamente. Mirko, tu più volte l'avevi sottolineato anche questo aspetto, no? Ricorderai anche nelle puntate precedenti. Ma è inevitabile che già la prossima stagione di per sé ci sarà un format particolare con tante società che saranno obbligate a schierare dei giovani, quindi ci saranno sicuramente dei campionati dove ci saranno 3-4 squadre che domineranno e le altre che lotteranno per la salvezza, perché così c'è poco da fare, ma sarà così anche il prossimo anno. Io sono convinto che però sarà un campionato particolare anche soprattutto per i giocatori, perché vedo che adesso c'è molto stand by in realtà, perché sì, si fanno tanti nomi, ma in realtà di cose fatte anche con gli allenatori, anche perché le società non sanno ancora esattamente che campionato faranno, come si comporteranno. Ci sono delle società che si autoretrocederanno, perché comunque qualche società ha l'intenzione di farlo, di perdere una categoria per salvarsi loro. Io sono convinto che ci saranno dei giocatori che sono abituati a battere cassa e che inizialmente dovranno accontentarsi o di giocare gratis vicino a casa, sperando magari in un ingaggio a dicembre, proprio perché a dicembre magari qualche società riuscirà a recuperare qualche soldino, dicembre, gennaio, come sarà, adesso vedremo il mercato, Mirko, come sarà ovviamente speso. Mirko, aggiungo su questa battuta che hai fatto, aggiungo proprio una considerazione, riferita a Cardinali, che prima ha detto: io gioco, faccio questo mestiere, ho due figlie, ho capito bene, la moglie, questa è la mia attività. Ecco, io credo che assisteremo dall'anno prossimo, ma è un processo che già in qualche
zona d'Italia ha cominciato, ha un decalage, se mi può essere utile utilizzare questo termine francese, perché i giocatori dilettanti non potranno più fare come è stato fatto fino a qualche tempo fa, che con i soldi del pallone facevano il mutuo per la prima casa o per, la, esatto, o per pagarsi le vacanze, eccetera. Il giocatore dilettante deve lavorare e fare il giocatore, perché quelli che potranno lavorare di calcio, quindi vivere di calcio, saranno sempre meno, sempre meno. Faccio l'esempio dei professionisti che scendevano ai dilettanti, che spesso venivano a svernare i dilettanti guadagnando di più che in Serie C, perché in C c'è lo stipendio che si mette con i versamenti, eccetera, per mettere in regola. I dilettanti sappiamo com'è, chiamalo rimborso come vuoi, e riuscivano a fare delle cose importanti. È finita quella cosa lì, è finita. Perché per stare dietro a queste cose molti presidenti si sono rovinati vendendo proprietà familiari pur di andare avanti in un sogno che non porta da nessuna parte. Quindi se vogliamo fare i dilettanti, visto che noi ci occupiamo di dilettanti, il giocatore dilettante, a meno che non sia uno studente, se si vuole mantenere, sperando che possa avere un lavoro, deve lavorare, perché sennò vivere una famiglia sulle spalle di calcio, di questo calcio, è praticamente impensabile. Sì, mi trovo d'accordo. Quello che abbiamo sostenuto anche noi nelle ultime puntate, soprattutto dovuto a questo cambiamento qui. Io me ne ricordo tanti che venivano a prendere gli ultimi soldi in carriera. Mi ha fatto ricordare, visto che c'era Francesco prima, che anche in una società vicino a Nanni, Terracina, Policano giocò le ultime annate di carriera, ma è là, un po' più là, Campobasso, in Molise. Ma io sono molto amico di Alvise, sono molto amico di Alvise Zago. Alvise Zago, è stato un giocatore che era, aveva una finezza nei piedi, era una promessa. Lui si infortunò banalmente in un scontro con Victor, lo spagnolo, a Genova, a Marassi, e non ha più potuto giocare a certi livelli, provato un anno o due, poi alla fine è andato nei dilettanti, guadagnava di più che giocare in Serie A col Torino. Perché? Sì, chi lo ha voluto lì, dice così faccio degli incassi, ma quando hai fatto 1000 biglietti in più nei dilettanti, ma che incasso puoi aver fatto? Non è che puoi far pagare 500 euro il biglietto perché fai 1000 tagliandi. E il giocatore è l'unico che guadagnava in questo senso. Ma quella storia lì era già finita 15 anni fa, 20 anni fa. Adesso non ce ne sono più di questi personaggi, ce ne può essere uno ogni tanto, perché se il presidente da quelle parti, ce n'è qualcuno, da quelle parti in Romagna ce n'è qualcuno che ancora è convinto che facendo queste cose, che sono delle bestialità, si possono vincere i campionati. Ma non è così. Adesso lo stuzzico, cioè, Alpini, tu Bellaria più o meno siamo su quella stessa onda, Giacomo, no, io non ho fatto nome dalla Serie C. No, allora, ci sono due gestioni Bellaria, forse quello della Serie C ci poteva anche stare sotto questi ragionamenti, anche se devo dire che giocatori veramente importanti ne arrivavano, ma non era di primo passaggio dai professionisti ai dilettanti. Però il Bellaria di adesso forse ha anticipato tutti i tempi. Quello che ha appena detto Beppe, noi a Bellaria l'ha fatto l'anno scorso. Avevamo una squadra dove su 11 titolari, 3 erano un 2002, 2 e 3 altri 2001, a un 2000 e il resto 99, cioè era molto giovane, età media era 20 anni. Quindi ha anticipato forse di un anno il tempo. Ma lì perché è stata una necessità, hai capito? È stata una necessità quella lì. È stata una necessità, anche una scelta, perché avevamo in società un mister che ci poteva permettere questo, sì, perché certo. Luca Fusi, mister Luca Fusi, veramente coi giovani è veramente qualcosa di eccezionale. Ha preso questa squadra e per il girone di ritorno saremmo primi in classifica, giocando con tutte squadre di sicuramente più attrezzate di noi, almeno sulla carta, però ha fatto veramente un campionato che, ahimè, forse è terminato nel momento migliore, dove cominciava veramente a vedersi la mano di mister Fusi a 360 gradi. Certo, non ho dubbi. Guido, invece tu come la vedi sulla situazione rimborsi a livello dilettantistico, e che giustamente adesso basta guadagni, ma giochi per passione, poi giustamente c'è un piccolo rimborso per la trasferta con la macchina magari. Tu come la vedi?
Ma sono sulla linea di Mirko e di Beppe, cioè penso che saranno dei rimborsi, certi tipi di rimborsi saranno per pochi, perché ricordiamo comunque che ci sono certe squadre che stanno anche in questo momento chiamando dei giocatori, ci sono delle società che comunque hanno ancora dei soldini da spendere e resteranno delle buone squadre. È chiaro che sono d'accordo soprattutto con Mirko che ci sarà un grande divario quest'altro anno, secondo me, ci saranno delle squadre. Quelle due o tre squadre che hanno ancora qualche soldino da spendere che lotteranno per vincere il campionato e tutte le altre che tenteranno ad arrangiarsi, a vivere un po' la giornata. Però, sai, tutto, però penso che sarà tutto decisivo da settembre a dicembre, perché ci sono molti imprenditori che in questo momento hanno le loro aziende in difficoltà, anche presidenti di società, e stanno in questo momento qui, stanno un attimino vivacchiando, cioè vanno avanti perché è chiaro, un presidente quando ha una squadra di calcio l'ha nel suo cuore, è difficile che la lasci, che l'abbandoni di colpo. Quindi tenta sempre di tenerla e di portarla avanti. Quindi tenteranno un po' di vivere la giornata da qui andare alla fine dell'anno. Poi se alla fine dell'anno, come tutti speriamo, l'economia dovesse riprendere a pieno regime, allora probabilmente dopo potremmo assistere anche a un mercato di dicembre in cui le cose si potrebbero un attimino pareggiare un po' di più. Però qui all'inizio penso che saranno in pochi quelli che si potranno permettere di spendere veramente dei soldi e dare certi rimborsi a certi giocatori, secondo il mio punto di vista. Invece vi volevo interpellare anche, adesso saliamo un attimo di categoria, giusto per avere, approfittando della vostra presenza, un vostro parere. Parlando in questi giorni, ovviamente abbiamo tantissime squadre emiliane e romagnole impegnate in Serie C di un nuovo format per il futuro. Si è parlato anche di questo benedetto regolamento che a molti, soprattutto la nostra città Rimini, è apparso ingiusto, per cui è stato condannato il Rimini rispetto al Fano penultimo in classifica. Il Rimini in questo momento sarebbe nei dilettanti, semplicemente il Fano avrebbe vinto una partita in più in campionato, pur avendo gli stessi punti del Rimini in classifica. Tu, Giuseppe, come lo vedi questo regolamento? Perché c'è stata una protesta enorme in città, addirittura si è mosso anche il sindaco. Parlamentare, incredibile quello che è successo a Rimini in questi giorni. Devo dire la verità, Daniele, rischierei di compiere qualche inesattezza. Certo che pur volendo fare il salto in banco in questa trasmissione, e ringrazio ancora per l'invito che mi avete posto, ritengo che l'ingiustizia è evidente che è stata fatta. Tuttavia, se il regolamento prevedeva che a parità di punti ci poteva essere, e questo non lo so, che cosa dichiari il regolamento della Lega di Serie C, il numero delle partite vinte fa numero diverso rispetto a chi ne ha vinte di meno, anche in questo caso c'è veramente da creare un precedente gravissimo, ma il precedente, se c'è a norma di regolamento, va attivato. Non ne sono convinto. E quindi anche lì credo che ci sia un codazzo di ulteriori situazioni da analizzare. Per me non è ancora finita la storia del Rimini in Serie C. Esatto. Mi è venuta in mente questa domanda da porti, perché tu mi dicevi prima, ho visto un Siviglia letteralmente diverso rispetto a un mese prima Vero. quando mi aveva fatto la prima visita. Ghirelli è stato uguale come lo stesso Gravina quando avevano deciso inizialmente una linea, poi si sono ripresentati attraverso il Consiglio federale ed è stato deciso tutto il contrario, creando Allora, davvero molto, molto nervosismo. Prego. io adesso rischio in popolarità. La Serie A lasciamola da parte. La Serie B conta come il due di inizio. La Serie C cosa conta? Io prendo a prestito la sintesi di un'intervista di Patron Bonaccini, Bravo. che era convinto di andare su come miglior seconda, no? Che disse: ma cosa mi serve fare la Serie C se ho gli stessi costi della Serie B, ma prendo un ventesimo di diritti televisivi? Allora la spiegazione è tutta qui. Ma che cosa serve la Serie C di oggi? Ci riempiamo la Esatto. bocca perché facciamo la Serie C. In Inghilterra, che credo che sia il calcio da prendere ad esempio come organizzazione, a livello di massima, insomma, esiste la Premiership, che è la seconda divisione, e la Premier League. Fine. Il resto,
sono chiamati amatori. Sì, è vero. Fine. Sì. A Wimbledon ci sono 110 campi di calcio, tutti con erba. A Wimbledon si parla solo di erba. Al sabato non c'è nessuno, perché è il giorno dedicato ai prof. Alla domenica sono solo dilettanti. 110 campi in simultanea. Cioè, è una cosa che da vedere, è una cosa che fa tenerezza. Ma perché non siamo capaci di fare queste cose? E poi ci riempiamo la bocca dicendo noi facciamo la Serie C. A che cosa serve? A niente. Esatto. Per fare delle trasferte di 800 km. E poi andiamo nei dilettanti, in Serie D scimmiottiamo la stessa cosa mandando l'Alfonsine due volte a Campobasso. Ma, esatto. Ma noi ci vogliamo fare del male allora a questo punto. Ok? Quindi tornando a Rimini, per me non è ancora finita. E chiedo a gran voce alla dirigenza riminese di farsi aiutare dal sindaco, dalle organizzazioni comunali per portare il loro verbo dove va portato, perché è una vaccata, per dirla come va detta. Guido, non so se hai sentito anche tu le dichiarazioni, però te la cambio leggermente la domanda. Molti ci chiedevano playoff addirittura volontari. Si è parlato del caso Piacenza, che aveva già mandato quasi tutti i tesserati, correggimi Mirko, in vacanza, compreso il direttore sportivo, che è stato annunciato quello nuovo. A questo punto, come fa il Piacenza a giocare i playoff? Se lo sono chiesti in tanti. Vabbè, io parto dal presupposto che l'Acilio si è sempre ritenuto il cimitero del calcio, torturata come in questa esatto, quindi spero che anche questo batosta che ci sia arrivata, spero che vada a cambiare qualcosa, perché uno fa la Serie D che si deve svenare e poi dopo va in Serie C che si deve oltretutto svenare, a parte tutte quelle che ho sentito adesso. Non so, perché la Serie C un po' che non la seguo, ma non so se fanno sempre due campionati, perché so che si faceva un campionato e poi facevano dei playoff che ripartiva praticamente un altro campionato, facevano sì, i playoff fino il alla format, quindi, era questo, esatto, il format, quindi uno faceva un campionato, poi ripartiva, ne faceva un altro e quindi si andava sempre fino a settembre-ottobre. No, penso che il discorso della Serie C deve essere legato, al di là di quello che dice il Presidente, deve essere legato alla Serie A e alla Serie B. E cioè, se parte la Serie A, secondo me deve ripartire anche la Serie B e deve ripartire anche la Serie C. I dilettanti sono un discorso a parte, ma i tre campionati professionistici devono partire tutti e tre se parte la Serie A. Perché se no qui facciamo sempre, poi andiamo sempre a sollevare i dubbi, i soliti dubbi, che in Serie A ci sia della gente che conti un po' di più rispetto a quello che è della Serie B e della Serie C. E allora che questi possono fare quello che vogliono e gli altri no. Perché sono campionati professionistici dove ci sono certi tipi di investimenti, anche in Serie D, intendiamoci, però in Serie C ci sono delle strutture diverse, dei discorsi diversi, quindi il campionato va portato a termine. Adesso sinceramente dirti se lo portano a termine o no, perché ne ho sentite di tutti i colori in questo periodo. Ho sentito anche le estrazioni del sorteggio per mandare su una le tre prime, poi una seconda, il sorteggio, oppure i playoff come li ha chiamati Davide Setti, mi è piaciuto moltissimo quando ha fatto l'articolo, i playoff a richiesta, comunque chi li voleva fare li poteva fare, chi non li poteva fare, quindi quello che è passato è questo, è quello che è passato. Siamo ad oggi le comiche, quindi campionato, a questo punto, esatto, per me deve essere tutto collegato, il campionato di Serie C per me deve finire come finiscono gli altri due campionati professionistici, alla pari, perché sennò dopo non sai neanche che decisione andare a prendere, perché è troppo complicato come è strutturato il campionato. Anche perché Guido, in Germania i tre campionati professionistici sono ripartiti tutti. Sì, esattamente. Io sabato ho voluto vedere un pezzo di una partita, non so neanche il nome delle due squadre tedesche che si affrontavano, granché era interessante questo spettacolo. Si sentiva la voce dei giocatori. Quando faremo vedere le nostre partite con tutti i bestemmioni che ci saranno in campo, voglio vedere Sky come fa ad oscurarla questa cosa, perché sarà così. Sarà così. È vero, eh? Poi volevo dire un'altra cosa, visto che c'è Giacomino Alpini, ma una parola, ma una, sul settore giovanile, la vogliamo dire?
ma abbiamo tolto la vita a questi ragazzini. Io ho un nipote che gioca a Sassuolo, è portiere, e io lo vedo triste, lo vedo dimesso. Lui ha 13 anni, quindi domani ha l'esame, tra l'altro. E dice, ma adesso cosa facciamo? Non possiamo vederci, giochiamo a PlayStation tutto il giorno, a distanza facciamo le partite, l'allenamento a computer. Non gli diamo nessuna possibilità neanche di fare gli allenamenti congiunti. Dice, ma noi sono 3 mesi e mezzo che non facciamo niente, non sappiamo quando ripartiamo e nessuno si pronuncia. Lo stesso Vito Tisci, che è una persona di grandi mansioni e grandi capacità, non ha saputo chiarire a noi che cosa intende fare per la prossima stagione, perché anche in quel caso lì lo spartiacque dell'8 giugno imperverserà anche per i settori giovanili. Allora chiedo a Giacomo come si sono attivati dalle sue parti i settori giovanili, perché sono curioso di capirlo. Allora, io ti posso dire che per il momento è ancora tutto bloccato, logicamente non hanno ancora, a parte che non hanno ancora i protocolli anche per la prima squadra, perché sono ancora i protocolli che erano stati detti il mese scorso, e si era paventata anche l'idea di modificare per cercare di migliorare e far ridurre anche i costi. Quindi anche le prime squadre in questo momento ce ne sono, penso, pochissime che si stanno allenando, e soprattutto a gruppi, quindi senza il pallone, giusto? Anche perché questo era un altro discorso che era venuto fuori: volevano far ripartire eventuali camp estivi dei ragazzi senza il pallone, roba assurda, proprio senza un verso. Io so che in questo momento c'è qualche società che si sta portando avanti cercando di organizzare qualche camp estivo, però sono tutti in attesa di capire questi protocolli quali saranno, perché non puoi fare sicuramente un camp estivo senza il pallone, e giustamente, come hai detto te, questi ragazzi bisogna dare una risposta e fargli capire quando potranno iniziare a riprendere a calciare un pallone e a trovarsi con i propri amici, perché effettivamente perché diventa veramente una mina vagante il ragazzo che non sa cosa fare durante il giorno. No, effettivamente è quello che hai detto. Ha tolto la scuola, gli ha tolto il calcio o gli altri sport, e da qualche parte bisogna che comunque gli diamo una valvola di sfogo, perché è gravissima questa situazione che stanno attraversando i nostri ragazzi. No, è giustissimo, perché effettivamente non hanno. In questo momento non gli è stato messo a disposizione niente, anzi gli è stato tolto tutto, quindi speriamo che vengano dati questi protocolli, soprattutto per il settore giovanile, e far partire questi camp estivi, perché io so che stanno facendo dei protocolli per quello che riguarda i centri estivi per i bambini più piccoli, ma a livello proprio scolastico, consentitemi questo termine, ma a livello sportivo io penso che sia ancora tutto fermo e si aspetta qualcosa di concreto. Va bene, l'unico, grazie. L'unico camp però che sta partendo... Una cosa, prima Guido e anche voi avevate paventato questa idea, questa ipotesi che la Serie C dovrebbe ripartire, se non sbaglio, soprattutto Guido, ma i protocolli dovrebbero essere quelli della Serie A e della Serie B, a tuo avviso? E a tuo avviso le società di Lega Pro Serie C, perché ogni tanto viene fuori Lega Pro, anche che se non dovrebbe essere più chiamata Lega Pro, se lo possono permettere questi protocolli? A vostro avviso? 150.000 euro il protocollo medico. Bravo. Per una società di Serie C. Un prezzo che ci ha riportato il presidente Gabellini del Fano e comunicato anche ai giocatori e alla dirigenza dei Dimini e ai tifosi dei Dimini che stanno protestando in questi giorni. Guido, credo che la rivolta. Sì, è la cifra del protocollo, poi trasferte e tutto il resto. Quindi. Esatto. No, beh, la tua domanda è giusta, Giacomo, però io partivo dal presupposto di vivere in un paese normale, e cioè dove, in un paese normale dove ovviamente ogni società professionistica, come anche in Serie C, penso che abbia il dottore e la struttura sanitaria per controllare i propri giocatori. Se tu poi mi vieni a parlare, perché io questa cosa non la sapevo, dei 150.000 euro, lo ammetto, la mia ignoranza. Se uno deve spendere 150.000 euro per un protocollo sanitario, allora a questo punto è chiaro che
un presidente di Serie C fa molta fatica a partire una società di Serie C, molte società di Serie C e anche forse di serie, qualcheduna di Serie B fa fatica a Vabbè, partire. guarda Guido, oggi quello che è successo a Imola. A Imola c'è stato dei problemi Bravo. per il discorso medico fino praticamente, credo sia ancora attuale, poi oggi addirittura c'è stato anche l'esonero di Azzori. La Sì, situazione, quella della esatto. pandemia, che ha creato un po' di Bravo mio. confusione purtroppo anche a Imola. Cioè, per dire quali sono le difficoltà, perché anche un medico non si vuole prendere una responsabilità così grande. Allora, scusate, allora, non si prende nessuna responsabilità finché tu dici che se c'è un contagiato metti in quarantena tutta la squadra per 14 giorni, d'accordo? E finché tu dici che ci va di mezzo il presidente. Ma se tu sei una persona normale e dici, io ragiono da persona normale, dice allora riprende il calcio perché l'altra sera un virologo ha detto che il virus all'aperto non c'è e quindi penso che un campo di calcio sia l'ideale perché il virus non possa viaggiare, almeno lo penso io, ma io sono ignorante in materia. Allora, però se tu dici se c'è un contagiato si fa come si fa in un paese secondo me normale dove c'è un'epidemia, cioè prendi il contagiato, lo metti da parte, lo metti in quarantena e gli altri non puoi fermare tutta la squadra se gli altri stanno bene. Se c'è un contagiato, lo metti in quarantena, ma finché manteniamo questo protocollo qua, e come ho detto anche l'altra sera, Daniele, se ti ricordi, finché noi non impariamo a convivere col virus, il calcio non ripartirà mai. E quello che ha detto Beppe prima e Giacomo prima sul settore giovanile è un tasto molto, molto dolente. Perché se noi rischiamo di andare a buttare all'aria il lavoro di tanti anni del settore giovanile, che è la base del calcio, è la base del calcio sia a livello sociale, è il nostro serbatoio più importante per il nostro sport che ci piace tanto. Quindi bisogna che ci vogliono delle cose, secondo me, più semplici e non fare spendere ulteriori soldi alle società che ne spendono già tante per fare dei campionati. Esatto, è arrivato anche, lo salutiamo, mister Magoni, ricordiamo, centrocampista anche di Napoli e Bologna in carriera. Ciao mister, grazie per Yes. l'intervento. Sono Magoni da Renate, calcio, cambiamo il protocollo. Mirko, Grande Oscar, se lo intanto dice lo Magoni. saluto. Lo saluto Oscar, che insomma, Renato sta facendo un buonissimo lavoro e ha ragione. Poi Tanto, tanto. lui vive anche in una società anche particolare dove stanno ottenendo dei grandissimi risultati con poco. Ma E non era mai che loro le hanno squadre che difficoltà a stavano. mantenere un protocollo di questo tipo, spese di questo tipo. Gioca a Appunto, Meda, non gioca neanche Renato, gioca a Meda. oggi vi faccio una Non battuta. è parente con Paoletta Magoni? Sì, Ah, ecco, lo ricordavo assolutamente. bene. E lei? Sì. Ricordavo che Oggi sì. vi faccio. Oggi vi faccio questa battuta. Quando un tifoso del Rimini ha saputo che il protocollo costa 150.000 euro, mi ha chiesto: ma non facciamo prima, visto che non sappiamo neanche se ci salviamo nei playout, a fare il ripescaggio che costa 350.000 euro? È Infatti una volevo battuta. dirlo prima, volevo dirlo prima. Questo per farvi capire. Allora, andiamo a leggere altri messaggi. Di essere nato a calcio, ma ricordiamoci che per fare calcio professionistico bisogna avere soldi veri. Questo dice Oscar Ha Magoni. ragione. E poi ti saluta Mirko, fratello Ciao. di Paolo. Fratello della Paoletta. Ecco, mi ricordavo Fratello di bene. Paolo. Olimpionica. Esatto. Poi 2M rappresentanze, presidente del Gambetto. Ciao Claudio, grazie intanto. Novità sui campionati di eccellenza e promozioni che usciranno lunedì. Ho delle anticipazioni, siccome non sono più presidente, posso spararle? Claudio, Vabbè, faccele ormai. pure, Claudio. Falle, Faccele falle. pure, Claudio. Allora, volevo dirti, Giuseppe, semplicemente che a Bellaria no, però a Rimini, due ex giocatori del Rimini, Francesco Scotti è ancora in attività, San Nicolò Notaresco nel girone F di Serie D e Adrian Ricchiuti, proprio lunedì ripartiranno con un summer camp dedicato ai bambini all'interno dello Stadio Neri e quindi almeno in quel di Rimini qualcosa si è mosso a livello Beh, giovanile. Speriamo che si è un bel possano segnale. muovere anche. Un bel Sono stati segnale. bravi, eh?
bravi in questo sono stati molto bravi. No, andiamo a vedere, salutiamo. Scusa Daniele, anche a Bellaria lo stanno preparando, perché ci sarà la suddivisione, mi sembra che in base alla fascia di età bisogna che ci sia un allenatore o un preparatore che a gruppi li faccia fare allenare o fare esercitare. Però cioè fare un camp 5 alla volta non è la stessa cosa di fare i camp che siamo abituati a vedere noi, con gruppi di ragazzi da tutte le parti che si divertono e giocano insieme. Sono due cose completamente differenti. Cioè, a me va benissimo e un applauso a chi lo fa, sia a Rimini che a Bellaria, e mi sembra che anche a Marignano avevo visto qualcosa che circolava. Però è un po' troppo restrittivo in questo momento, bisogna che questo protocollo venga cambiato, sempre in sicurezza, perché noi diciamo questo, ma la priorità è la sicurezza, però bisogna che si inizi veramente a gestire in maniera differente queste cose. Allora, prima parlavate anche della Regione Marche, noi seguiamo il Gabice Gradara, chi meglio di lui ci può raccontare qualcosa in più anche sulla Regione Marche, sulla differenza di calcio da quello emiliano-romagnolo a quello marchigiano con il bomber, attualmente, correggimi se sbaglio, del Casimina, William Muratori. Ciao Willy! Buonasera a tutti, buonasera! Ciao bomber! Esatto. Come stai Willy? Purtroppo, purtroppo del Casimina per poco tempo. Per solo una partita e mezzo. Avevi iniziato bene, subito con gol, mi ricordo, no? Sì, purtroppo è stata la prima partita subito il 4 gennaio che ho fatto doppietta, e poi dopo purtroppo nella seconda partita subito dopo, l'11 gennaio, ho avuto purtroppo la ricaduta del mio infortunio al piede di quest'anno che mi ha tormentato dall'inizio della stagione, questo stiramento nella fascia plantare, che mi ha un po' limitato le presenze già da Nova Feltria e poi purtroppo a Casinina. Poi dopo, per mia fortuna, per me questa cosa è stata meglio, insomma, perché io avrei fatto fatica a finire comunque la stagione, quindi questo stop per me è stato positivo, anche se la voglia di giocare, di riprendere è tantissima. Lo stipendio è una cosa spesso? Bravo, Dile. L'hai preso lo stipendio, Willy? Ah, lo stipendio è l'ultimo, quello quando si è giocato, poi dopo da gennaio, insomma, è stato l'ultimo. È stato l'ultimo che preso, è stato gennaio. Cioè, dicembre praticamente, poi. Neanche gennaio, dicembre. Senti, ma ti manca un po'... Si è fermato tutto. Era giusto che gli stipendi si fossero fermati, insomma. Chiaro. Ti manca un po' il calcio romagnolo, visto che tu sei uscito proprio a dicembre dall'esperienza con Nova Feltria? Ah, io quest'anno, cioè, l'anno scorso poi a Nova Feltria ero ritornato in Romagna dopo 6 anni di Marche, che a Gabice, insomma, dove avevo provato anche questo campionato, molto tosto, molto interessante, partite molto combattute sia dalla ma anche dall'anno della seconda categoria, in prima categoria e insomma un po' tutto. Poi dopo l'anno scorso sono tornato con molta felicità comunque a fare il campionato romagnolo con il Nova Feltria del mio amico Jimmy Baldinini, e diciamo dai che l'anno scorso, a parte la finale, insomma, perso poi con Sant'Ermete lo spareggio, è stata un'annata veramente fantastica, dove ho conosciuto delle persone, dei ragazzi del gruppo veramente unici e a cui sono ancora molto legato e ci sentiamo spesso. Poi dopo è stato un pochino, diciamo, quest'anno per motivi vari, anche a dicembre, insomma, il mio infortunio, poi diciamo l'allontanamento anche del mister Mugellesi, della macchinata che avevamo comunque anche con Radi, il portiere Battani, diciamo una serie di situazioni mi ha fatto prendere questa scelta di andare un pochettino più vicino a casa, però sono rimasto in buonissimi rapporti con il presidente, con tutti i dirigenti e la società in generale. Senti, le differenze che hai notato maggiormente tra il calcio romagnolo e quello marchigiano, che si sente molto parlare. Noi abbiamo, come tu sai, Renzo Baldisseri, certo, che è un marchigiano, che dice sempre che
quello marchigiano è piuttosto. A tuo modo di vedere adesso, tu hai assaggiato la nostra, il nostro calcio anche negli ultimi anni, quali sono le differenze maggiori secondo te? Ma secondo me, a parte magari sicuramente il pubblico, che c'è più pubblico nelle Marche, ma poi sicuramente il ritmo partita, secondo me. Il ritmo partita, c'è secondo me la classica categoria di differenza, c'è una categoria spostata verso l'alto, secondo me, perché anche gli 3 anni che abbiamo fatto in prima categoria con il Gabice, abbiamo messo 3 anni, ci abbiamo messo per vincere il campionato, perché comunque ci sono delle trasferte, soprattutto con delle squadre veramente ostiche, difficili, che con marcature strette, campi come Cantiano, Piobbico, cioè veramente con una squadra sempre ottime a Gabice, solo al terzo anno ce l'abbiamo fatta poi a vincere questo campionato, e poi dopo soprattutto anche in promozione, infatti abbiamo fatto 2 anni e ci siamo salvati proprio all'ultimo tutte e 2 le annate, perché comunque è un campionato veramente tosto. E sicuramente in Romagna magari trovi dei giocatori tecnicamente fortissimi, e sicuramente anche lì è un buon livello, però secondo me a livello di ritmo e agonismo le Marche ha qualcosa in più. Però bella riflessione. Giacomo, so che devi dire una cosa anche tu a Willy, no? Intanto ti ho lasciato salutare, prego Jack. Ciao, intanto Giacomo, lo saluto, è veramente un piacere rivederti, perché sai che la mia stima per te è molto alta. Purtroppo bellare, diglielo, tanto lo sappiamo. Se lo vuoi bellare. Purtroppo... magari, lui lo sa. È un po' che me lo dice, vero. Allora, mi dispiace non vederlo a livello di calcio, di immagini, perché purtroppo una partita, è vero, ha fatto una partita e mezza, però avete già sentito, ha fatto 2 gol, quindi una media gol esagerata, però giocando nelle Marche me lo sono un po' perso di vista. Quello che vorrei chiedere a Willy è: adesso tutti i tuoi problemi a livello fisico sono finiti, sei guarito completamente, giusto? Sto andando ancora comunque dal fisioterapista, perché questa cicatrice comunque che io ho sotto il piede, insomma, dove ho avuto l'infortunio, va trattata. Adesso io ho già iniziato a lavorare in piedi tranquillamente, mi alleno, vado in bici, adesso che si può nuotare, andare al mare, faccio tutto, e sicuramente sarò prontissimo per la ripartenza, insomma, quando poi sarà, non si sa se a agosto, settembre, ottobre, non so quando ci faranno ripartire, però sicuramente sarò pronto. Assolutamente. Ma sarai pronto a riprendere questa avventura nella stessa Casinina, giusto si dice? Ancora sì, Casinina, la squadra è Casinina. Io anche se sono stato poco con quei ragazzi, comunque è un bellissimo gruppo, ci sono i tifosi anche lì, una ventina di ragazzini che fa il tifo, comunque ho trovato un bel ambiente, veramente, e comunque i ragazzi mi hanno subito accolto molto bene, e purtroppo è andata come è andata, insomma, ho potuto fare solo queste 2 settimane di allenamento più questa partita e mezzo, però sicuramente ho instaurato un rapporto con il direttore sportivo, il presidente, quindi sicuramente parlerò con la società dove ero quest'anno, sicuramente per primo, poi dopo bisognerà vedere i piani della società, insomma le richieste che avrò, però ai dovuti tempi si parlerà sicuramente. Bene, quindi il tuo obiettivo è quello di fargli fare il salto di categoria al Casinina, e poi vedremo. Loro sicuramente già da quest'anno, comunque anche acquistandomi nel mercato di dicembre con altri poi giocatori che sono veramente validi in seconda categoria, perché ci sono dei giocatori veramente come Filippini, Perugini, che io li ho visti poco tempo, però hanno tante qualità. E quindi quest'anno poi alla fine eravamo quarti, insomma, eravamo nei playoff. La società già da quest'anno voleva puntare a provare a salire attraverso i playoff. Quindi sicuramente ci sarà l'intenzione di farlo anche il prossimo anno, sicuramente. Ma questo allenamento che ci sta facendo vedere Matteo? Ecco, questi sono gli allenamenti
di un mio amico che praticamente ha questa bicicletta che va sull'acqua, che è una cosa che da noi non c'è ancora tanto. È, c'è molto nella zona dei laghi, lago di Garda, lago di Como, è molto, ma è veramente rispetto tipo al classico pedalò, va molto più forte. C'è veramente, poi io quando l'ho provata c'era proprio il mare piatto, quindi è veramente è stata una bella esperienza, insomma, così andare sull'acqua così forte. Senti, prima noi abbiamo parlato ovviamente dilettantistico, che saranno anni quelli che verranno difficili, no? Soprattutto io conosco la tua grande passione per questo sport che ti spinge anche se l'età avanza, non fa intendermi, certo. Sei ancora giovanissimo, è vero, purtroppo non si può nascondere, a fare chilometri e chilometri e chilometri. Chiaramente noi parlavamo che quando si tratta di un rimborso, perché capiamo gli spostamenti e tutto quanto, fin lì una società ci può arrivare, però se si tratta anche di dover guadagnare nei dilettanti diverrà davvero difficile, e quindi deve tornare un po' lo sport che era una volta, no? Dilettanti uguale passione. Io conosco la tua passione per questo sport, sei d'accordo, vedendo anche il momento che andremo ad affrontare, che bisognerà fare un passo indietro un po' tutti, anche a livello della vostra categoria calciatori? Ma certo, lì sicuramente è in primis, molte squadre saranno ridimensionate anche chiaramente a livello di stipendi, di rimborsi, come ho detto. Io chiaramente, tu fai la cosa che amo da quando, che faccio da quando ho 5 anni, quando sono bambino, chiaramente sapere che tu fai la cosa che ami, c'è un rimborso economico e si riesce comunque a avere delle soddisfazioni, perché poi adesso insomma è sempre un buon rimborso, soprattutto per un attaccante, però anni indietro, quando poi, come dicevate voi prima, c'erano degli sponsor a livello anche di eccellenza, dove ho giocato io, Serie D, c'erano degli sponsor importanti, quindi si guadagnavano cifre che per giocare a calcio a quei livelli erano alte, che mi hanno permesso comunque di viaggiare, girare il mondo, e chiaramente, però sicuramente ci sarà da ridimensionare, e lasciare spazio sicuramente alla passione, che secondo me senza quella non ti fa arrivare a 38 anni a lottare contro ogni anno contro infortuni e spese, perché poi dopo si sa che a questi livelli purtroppo delle spese fisioterapiste, queste cose qua, sono tutte tue chiaramente, e quindi quello che ti spinge ad andare avanti. Io ti dico, io a parte questo problema di quest'anno, fin quando non dovrò soffrire per allenarmi e giocare, vorrò andare avanti, non importa la categoria, però insomma sicuramente finché le gambe andranno, io sicuramente altri 3, 4, 5 anni vorrò giocare sicuramente. Quindi allora facciamo un regalo, tanto ormai ti conosco, ritornerai a Nuova Fete e poi fai felice Alpini, l'ultimo anno di carriera vai a Bellaria, dai. Willy, mai Willy, dire so mai, che... mai dire mai. Willy, so no, che domani mattina aspetta, facciamo una cosa, prima vai. Viene a Bellaria e poi magari vediamo se accontentare la Lisa, perché la Lisa mi fa sempre arrabbiare, quindi non lo so se la possiamo accontentare. Willy, prima di andare a dormire ti faccio dire una cosa da Mariotti, perché io e Giacomo non ci prendiamo assolutamente la responsabilità di dirglielo alla Lisa. Mariotti, cosa deve dire alla Lisa? Cosa rischia Nuova Feltria? Di retrocedere, spero bene, no? Ecco, allora diglielo, che così lui glielo dice alla Lisa, noi non ci prendiamo la responsabilità. Tu digli che l'ha detto Mariotti, Willy. Secondo me non vanno giù, però io tenderei l'otto. Per me, da come è la situazione, che con il blocco delle retrocessioni in teoria non dovrebbero retrocedere, io sarei molto contento di questa cosa. Appunto, però quindi... diglielo tu alla Lisa, di cosa, no, di cosa per me no, per me no. Blocco. Ma poi sicuramente se il prossimo anno saprà già il Nuova Feltria che farà la promozione, sicuramente magari ci si organizzerà meglio, perché quest'anno secondo me c'è stato troppo poco tempo per riuscire a organizzare una squadra magari competitiva per una salvezza più tranquilla. In 15-20 giorni è stato un po' impossibile il cambio dalla prima categoria che si doveva fare alla promozione. Il problema secondo me è stato quello soprattutto. L'abbiamo sempre detto. Willy, allora ti lascio perché so che domani mattina devi andare a lavorare. Scusa Daniele, prego. Una curiosità che ho sempre avuto, però non mi sono mai ricordato di chiedere a Willy. Willy, vai. Nella tua carriera mi sembra che tu in Serie D hai fatto un solo anno, giusto? A Cesenatico, se non sbaglio.
Io ho fatto, no, ho fatto nel 2000 ero a Bellaria in Serie D. Sì, ok, ok, no, ok, e poi hai fatto solo Cesenatico. Fatto, però Bellaria solo mezzo anno Cesenatico. Però non hai giocato molto a Bellaria, giusto, quell'anno? A Bellaria in prima squadra ho fatto credo 12-13 presenze, più dopo da marzo ero andato anche invece ero andato con la Juniores. Infatti. Sì, quell'anno lì nel 2000 era l'anno che poi sono arrivato dal Brescia, dalla primavera del Brescia. Sì, e invece nella tua esperienza a Cesenatico in Serie D, visto che è stato solo un anno, cosa hai mancato? Ma diciamo che a Cesenatico quell'anno lì c'era Mister Massa, eravamo partiti anche bene, comunque io mi ricordo che giocavo anche parecchio, insomma. Quell'anno lì, l'anno prima avevo fatto molto bene in eccellenza Murano del Kunk, quindi dai, io volevo fare assolutamente quella categoria di nuovo. E poi ci sono stati un po' di problemi, secondo me, societari. So che quell'anno lì, mi ricordo, a dicembre, eravamo andati via in otto. Mi ricordo, anche Cardini, c'era Salzano, e in parecchi eravamo andati via. C'era stato qualche problema, secondo me, anche proprio di ridimensionamento economico. Mm-hmm. No, io ti ho fatto questa domanda perché ho sempre pensato che l'eccellenza per te era già una categoria molto stretta, soprattutto qualche anno fa. Poi logicamente col passare degli anni ci può anche stare che magari scendi di categoria, però hai sempre fatto la differenza, sempre. Quindi mi sono sempre chiesto come mai la Serie D è stato solo un passaggio così veloce. Era questo? Sì, è vero, effettivamente, magari sicuramente, il rimpianto magari di poter aver fatto qualche anno di più di Serie D, gli anni che... Però chiaramente poi a Morciano, io al Del Conca, fino comunque a 25 anni, il cartellino era loro. Quindi bene o male io diciamo che magari non c'è stata neanche la possibilità. Addirittura un anno, quando ho giocato nel Del Conca, c'era stato anche l'interessamento del San Marino in Serie C, che c'era stato insomma un avvicinamento, poi dopo non si era fatto più niente, insomma mi era dispiaciuta un po' la cosa. Però sì, i 7-8 anni che comunque in eccellenza o magari facevo la differenza, avrei potuto fare sicuramente più Serie D. Quello è l'unico forse rimpianto. Sì, però dai, ti sei ritirato a pari con il numero dei gol. Non rimpiango niente, perché mi sono divertito nelle squadre dove ho giocato, del Conca, alla San Maurese, al Gabice. Veramente non posso rimproverarmi niente. Doveva andare così, però diciamo che nelle mie categorie mi sono divertito parecchio. Dai, quest'anno a Nova Feltre all'inizio il traguardo dei 200 gol, insomma, è stato una cosa molto bella. No, infatti, quello che stavo dicendo, ti sei tirato pari col numero dei gol, 200 non sono pochi, e poi la qualità. Lì a Casinina non hai ancora visto il tuo gol su rovesciata, quindi... Ma secondo me l'hanno visto, perché in questa quarantena un po' di nostalgia di calcio me ne ho messi parecchi, che me li chiedevano gli amici ogni giorno. È stato anche due volte protagonista di Mediaset quando c'era il Cervia che giocava campionato. Esatto, avevo fatto anche gol poi contro il Cervia. Anche gol, l'abbiamo visto. Willy, io ti abbraccio forte e ti ringrazio per essere intervenuto. Ringrazio della chiamata. Ciao Bomber, un saluto a tutti. Ci aggiorniamo, Willy. Ciao a tutti, grazie, arrivederci. Ciao Willy. Allora, per il gran finale vi ho lasciato questo messaggio, Beppe e Guido, perché ce l'ha mandato il presidente del Gambettola, che è scatenato perché ormai si è dimesso, quindi ha detto vai, adesso le sparo io. Eccellenza e promozione si parte il 20 settembre, gironi da 12 squadre, 22 partite di cui 11 fino a dicembre, poi ripresa a marzo per chiudere il campionato nei mesi freddi. Non si fanno giocare le partite per non rischiare contagi. Influenza 12 squadre, per non fare trasferte troppo lunghe, ci sarà solo una promozione e una sola retrocessione.
Per quest'anno invece ci sarà solo una promozione della prima e una sola retrocessione dell'ultima. Sono indiscrezioni, ma sono molto vicine alla realtà. Che dite? Io ci farei la firma. Anch'io. Per me sarebbe una... Torno a dire, ho più fiducia per la gestione del calcio emiliano-romagnolo che per quello nazionale. Ma siccome è una cosa talmente banale, talmente semplice, magari qualche dubbio viene, insomma. Però è una bella soluzione. Ma Guido, mi nasce spontanea questa domanda, ma queste indiscrezioni da chi le ha avute il presidente del Gambettola? L'ex presidente del Gambettola. L'ha avuto dal professor Galli del Sacco su Rete 4, che è quello che dice che arriva la seconda ondata. E quindi lui praticamente fa un campionato sulla base della seconda andata, tra i virologi editori e tutti i professoroni che vanno in televisione c'è rimasto solo Galli del Sacco di Milano, non so se l'avete visto, che dice che arriva la seconda ondata, quindi per me lui ha basato il campionato sulla seconda ondata, che io ovviamente mi auguro non venga. Su quello che ha detto non so, cioè stare fermo tutta la stagione invernale, il campionato non mi sembra. Già io soffro per le vacanze di Natale che non c'è calcio, figurati se devo stare 3 mesi senza calcio, sono già in astinenza col coronavirus, no . Cerchiamo di giocare con il film nel prossimo. Mirko cosa vuoi dire? No, Daniele, sai perché ride Mirko? Perché io, Mirko sa che io sono abituato tutte le sere a essere fuori a vedere una partita, dalla terza categoria, se c'è anche gli amatori, vado a vedere gli amatori, ora sai, sono un po' in astinenza in questo periodo. E beh, come tutti direi. Mirko, cosa vogliamo aggiungere allora? Ma cosa vuoi aggiungere? Guarda, io inizialmente era una linea che quella delle 12 squadre che avrei sposato, anche perché non sapevamo ancora com'era la situazione del virus. Io avrei fatto 3 gironi da 12 per mantenere lo stesso organico delle 36 squadre e avrei fatto 6 gironi da 12 per mantenere l'organico delle 72 squadre del campionato di promozione. Io non avrei cambiato niente, avrei soltanto quasi dimezzato i gironi, però facendo così avresti mantenuto comunque tutto l'organico dei campionati senza fare cose clamorose e rientrando nell'anno successivo per tornare a 16 in eccellenza e promozione in prima 14, come dovrebbe essere la previsione del 2021-2022. Sarebbe stato anche più semplice effettivamente giocare il discorso promozione e retrocessione. Il problema è sempre la Serie D, però, perché dalla Serie D non sai quante ne scendono, e con il rischio che magari devi retrocedere comunque delle squadre in più, perché quella retrocessione unica è un rischio, perché dopo non sai effettivamente in quante girone verranno divise le emiliano-romagnole, perché io temo che le piacentine, metti caso che vada sul coloro, le mettano magari con delle vicine lombarde, con le emiliane e le romagnole magari spezzate, quindi potrebbero essere divise anche in 3 gironi, non lo escludo, ma proprio un discorso di vicinanza. Piacentine, bresciane, bergamasche fanno fare un girone a sé. Logico, ci può essere. Comunque anche Gaggioli scrive del Fosso Ghiaia che è allineato con il pensiero di Montanari del Gambettola, perché anche il suo presidente dice che oggi ha avuto le stesse indiscrezioni. Vedremo. Vabbè, sarebbe una bella cosa. Possibile? Montanari dice: dopo le bombe di Mosche sono arrivate le bombe mie. Lo salutiamo l'ex presidente del Gambettola. Va bene ragazzi, detto e fatto, abbiamo fatto 1 ora e 55 minuti, che dirvi? Io intanto vorrei ringraziare Giuseppe, ricordiamo anche l'appuntamento con la tua trasmissione, a che ora, dove, quando, così lo ricordiamo anche i nostri spettatori. Lunedì sera 21:35 sulle frequenze regionali di TRC e poi il giorno dopo in replica 23 circa su Sky 518. Gli ospiti li conoscono quei due signori lì e sono loro che devono dire chi c'è. Lo posso dire? Nel suo doppio blocco, perché dovrà raccontarci quello che è successo durante il giorno di Roma. Se sarà interessante lo terremo lì anche per tutta la sera e poi avremo altri ospiti, che allenatori, pare di aver capito, che gravitano. Tutti allenatori. Bene. Grazie per l'invito, è stato molto piacevole. Ma ci mancherebbe, Giuseppe, grazie a te, ricordiamo zona D. Guido, ho saputo da Mariotti che anche tu sei milanista, purtroppo. Sì, purtroppo questo difetto qua, sì.
che non è un grande difetto, perché per me è basta che non riparli di Juve, a lui va bene tutto, basta che non riparli di quello lì è già un difetto maggiore. Se basta che tu non mi conosci, Daniele, non parlarmi di quelli di Torino che sono gli abusivi, secondo me, perché la vera storia di Torino, e poi dopo di calcio di Serie A possiamo parlare di quello che vuoi, dell'Inter, del Milan, del Brescia, della Spal, quello che vuoi, esatto. Bologna, che tra l'altro mi è anche molto simpatica. Tanta roba. Mirko, allora ti ha fatto piacere, no? Finalmente abbiamo avuto anche Giuseppe Guido assieme a te. Mirko, che dire? Intanto abbiamo grazie. Stasera è stata, come direbbe Guido, una fusione, come direi io, un'unione. Più o meno stasera è stata così, no? Fa piacere che sia stata una puntata anche piena di contenuti, che insomma, che adesso forse, visto anche la vicinanza con i consigli federali, credo che sia opportuno, credo che sia anche importante magari informare anche le persone di quelli che potrebbero essere gli scenari, perché la cosa più importante è che vogliono sapere le società vogliono sapere come finiscono questi campionati, perché si devono organizzare queste benedette società, sono disperati per quello, quanti mesi dureranno, quando inizierà la stagione, quando si giocherà, quando il virus andrà in quarantena lui, cioè, è quello che tutti noi vogliamo sapere. Come dice bene Guido, anch'io sono abituato a vedere qualche partito ogni tanto, per cui vorrei anche andare a vedere qualche partito, non vedere delle partite a porte chiuse che fanno ridere. Sono d'accordo. Giacomo, invece, approfittiamo anche per rilanciare un messaggio per i settori giovanili, speriamo di vedere soprattutto i bambini che quest'estate tornino a calpestare l'erba dal Nanni fino ad arrivare a tutte le parti dell'Emilia Romagna. Sì, speriamo veramente, adesso qualche piccolo passo si è visto, però speriamo veramente di rivedere questi campi di calcio pieni, perché non se ne può più. Io durante il lockdown scappavo alla sera e andavo al Nanni passeggiando con il cane, una desolazione unica. Vederlo vuoto, completamente, tutto spento, è veramente deludente. Quindi speriamo di rivedere e ripartire questo nostro fantastico mondo del calcio dilettantistico. Va bene, allora grazie veramente a tutti, grazie a Giuseppe, a Guido, a Mirko e a Giacomo. Noi ci rivediamo giovedì prossimo per l'ultimo appuntamento. Grazie ancora ragazzi, grazie. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao. 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 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani.
Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Mmm, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli Medici Italiani, scegli noi, vieni a trovarci. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con Mount Turboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il grigione, perché il grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi, più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto,